Buongiorno a tutti, oggi parleremo di sessualità. E sì, sembra strano, ma il De Garda nel 1100, badessa benedettina di clausura, ha parlato profondamente della sessualità. Innanzitutto ha distinto ogni temperamento in base al sesso, quindi ad esempio l'uomo sanguigno ha un comportamento sessuale diverso rispetto alla donna sanguigna e così tutti gli altri temperamenti. Ma non solo, il De Garda ha davvero descritto con poesia il piacere sessuale nel maschio e nella donna. E soprattutto, per quanto riguarda il desiderio sessuale, ne ha dato talmente importanza da sottolineare che l'indole e il sesso del nascituro vengono determinati proprio dall'amore tra i coniugi. Quindi, per la fertilità e per la procreazione, è necessario sicuramente un seme che voglia fecondare, ma anche un utero che voglia essere fecondato. Ora, parlando di De Garda, mi viene in mente il mito di Platone di Eros e Psiche, dove si racconta che Eros e Psiche si amano profondamente, tutte le notti si incontrano e si amano con passione, ma la condizione perché questo possa procedere è che Psiche non voglia conoscere e non possa vedere il volto di Eros. Invece, una notte, presa dalla curiosità, Psiche guarda Eros e da quel momento purtroppo lo perde. L'unico modo per Psiche di ricongiungersi ad Eros è quello di andare nel buio dell'Ade. E allora forse mi viene in mente questo, una cosa importante che il De Garda ci direbbe. Ci direbbe che per amare veramente occorre innanzitutto amare se stessi, avere il coraggio di scendere nel buio determinato dalla non conoscenza di se stessi, per poter amare l'altro. E quindi è quel buio che oggi inevitabilmente tutti siamo portati e costretti ad attraversare, spinti da tutte le vicissitudini che stanno avvenendo nella società. Quel buio che quindi dobbiamo avere il coraggio di attraversare, perché soltanto conoscendo noi stessi e amandoci, restando fedeli ai nostri talenti, possiamo amare l'altro. Questo credo che sia l'augurio che il De Garda ci farebbe.